Ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Frankie ed oggi sono qua per questo nuovissimo video, anzi oserei dire per questa nuovissima puntata di Frankie News, la serie che vi viene costantemente aggiornati sulle news e video di che tecnologiche. E poi basta, perché altrimenti sarebbe un TG. Nella puntata di oggi, come potete vedere, abbiamo questo ambiente molto molto interessante, molto energetico. Come potete vedere abbiamo dietro incredibili wallpapers and cream underground. Comunque sia, mostrano dei trailer in loop del Nintendo Switch, e perché sarà proprio Nintendo Switch l'argomento di questo video. E voi direte: beh, ma Frankie, ma tu hai già fatto una reaction del Nintendo? Sai che forse voi non l'avete vista, mi sa. Quindi se non avete visto la reaction mia ai trailer dei principali giochi Nintendo, io rindirizzo immediatamente, perché potete andarli a vedere. Trovate il link nella notazione a fine video qua, andazione sul canale, mazza quante cose. Ma comunque, parliamo delle cose importanti, ovvero questa nuova console di Nintendo, che ha fatto molto discutere, perché molti pensano che sia veramente una grandissima, pure alcuni invece pensano che sia fantasticissima. E Frankie, tu che cosa ne pensi? Naturalmente io continuo a pensare che sia una bella console, però non è oggettivamente, diciamo così, una console potentissima. Ecco, è naturale che tutti quanti noi sappiamo, comunque sia, che tutti quanti, la maggior parte delle persone sanno che Nintendo non è che punta moltissimo sulla potenza hardware o sulla grafica. Cioè, ogni volta che hanno rilasciato una console è sempre stata un po' indietro rispetto alle sue, diciamo così, concorrenti. Cioè, non è che Nintendo ha la stessa potenza della PlayStation, mai, ma mai nella vita. Forse quando, ma neanche forse quando è uscita la PlayStation 1, quindi proprio siamo veramente molto molto indietro. Quindi è capace che l'hardware di una PlayStation 4 ce lo ritroveremo su una console Nintendo di altre due generazioni, cioè sarà capacissimo. Però nonostante tutto la Nintendo riesce comunque a essere molto simpatica e molto divertente. Oh, che però ci lascia molto interdetti è: ma sta Nintendo Switch ti piace o non ti piace? È bella o non è bella? Allora bisogna analizzare, naturalmente come ogni cosa, i vari dettagli, perché diciamo così non è proprio semplice. La Nintendo Switch a me personalmente nel complesso è piaciuta, anche se ci sono certe cose molto molto discutibili. Voi capite bene che queste cose, insomma, sono un pochettino, insomma, le guardate con un occhio diverso, ecco. Però Nintendo è sempre, sempre stata famosa per questi suoi party games, per questi suoi giochini un po' così, un po' simpatici, un po' poco brutti, poco belli. Fire! Però, c'è una mancanza da parte di Nintendo di un titolo all'interno della console. Quindi voi quando comprerete la console non ci sarà alcun gioco, e quindi sono 329 euro che voi andate a spendere con la consapevolezza di non avere alcun gioco dentro, e con la consapevolezza che al lancio saranno presenti pochissimi titoli, fra cui The Legend of Zelda e 1-2 Switch. Non va bene, secondo me, non va bene, perché è vero, molti hanno fatto vedere che ad esempio anche PlayStation 4 al lancio aveva pochi giochi, ma comunque erano titoli di un certo spessore, di una certa durata. Alcuni poi, vabbè, erano dei remake fatti a po', però porca miseria, avevano dei bei titoli. Qui la Nintendo, se proprio vogliamo dire tutta, alla fine di gioco serio ha soltanto The Legend of Zelda, perché 1-2 Switch, ragazzi, è praticamente Wii Party preso e riadattato, tra l'altro con giochi molto molto più osceni. E tralasciando da parte questa oscenità di Nintendo nel fare certi giochi, perché certi giochi, come vi viene in mente Nintendo di fare certi giochi, però va bene, 1-2 Switch è comunque sia il gioco perfetto, perché comunque sia un gioco perfetto se voi una sera avete degli amici a casa e dite: oh, Ambrogio, look at the fact that ho comprato Nintendo Switch, giochiamo a un gioco very funny. E quindi voi là con tutti i vostri amici vi burlate sinceramente a fare questi minigiochi prettamente cretini. Però questo è uno dei lati che a me piace molto dello Switch, che un pochettino ritorna a chiamare gioco locale, cioè non più il no perché mi devo collegare online con la mia amico XGamer82, no, non più, cioè ci sarà sempre questa funzione dell'online, però così è prettamente per: oh, lo sai che c'ho lo Switch? Vieni, giochiamo qua, perché c'ho
Quindi insomma è una bella cosa il fatto che poi tu puoi prendere questo tablet, poi effettivamente il tablet, la console, io ho sempre pensato che il tablet fosse una sorta di doppia periferica, un po' come era la Wii U, invece no, proprio la console è il tablet. Voi quando lo attaccherete poi al dock, il dock non farà altro che proiettare le immagini in 1080p su il vostro televisore o il monitor a cui l'avete collegato. No, per il resto la console è quello, quindi se vi si rompe il tablet, vi si rompe la Switch, perché quella è la console. Non si sa, no, io lo dico perché c'è qualcuno che secondo me ancora non l'ha ben capito, quindi per dovere di cronaca lo specifico. Ma tra l'altro non è tutto oro quel che luccica, perché comunque sia, è vero che lo Switch è bello, simpatico e carino, però ha anche delle pecche che secondo me si andranno poi a evidenziare sempre di più, perché sì, è vero che durante la reaction io ero veramente hypato al massimo, cioè veramente avevo l'hype che mi colpiva ovunque per i vari titoli. Però, oltre questi titoli, cioè, messo Nintendo, è vero che c'hai del tempo per fare giochi, però oltre questi titoli, dopo questo, tra l'altro, non so se lo sapevate, sapevatelo, ci sarà l'online a pagamento, non subito, mi sembra a partire da settembre. Questa cosa a me mi lascia un po' interdetto, cioè non tanto per il online a pagamento, che comunque sia, c'è stata la gente, ho letto online, oh mio Dio Nintendo, per fare l'online a pagamento. Voi che giocate sulla PlayStation 4 non lo pagate il PlayStation Plus. Voi che giocate su Xbox, addirittura dai tempi dell'Xbox 360, pagavate l'Xbox Live, mi sembra che si chiami così l'abbonamento. Perché i giocatori PC invece, oh, non ovviamente noi su PC non paghiamo, però certo sborsiamo i soldi dei giochi che costano anche di meno con le che, ma incredibile, è un vantaggio ora avere il PC in questo. Vabbè, lasciando la categoria PC, nel lato console, adesso, ora come ora, sia Sony che Xbox ha l'online a pagamento, e io non ci vedo niente di male, perché se pago un servizio e questo servizio però è fatto bene, io sto a posto, cioè nel senso, se io so che comunque sia funziona, mi danno anche dei giochi, non so se Nintendo farà così, ma mi auguro, perché sennò non ci sarebbe molta competizione. Cavolo, dovete pagare, cioè bisogna pagare. Certo, è discutibile, perché una volta non si pagava, adesso si paga. Funziona così ormai, oggigiorno, se volete avere un servizio buono bisogna anche pagare l'abbonamento. Però nessuno vi punta il coltello contro, cioè non è che Nintendo dice no, per giocare. Ovvio che se vi comprate Mario Kart 8 Deluxe siete un po' cretini se non vi comprate poi l'abbonamento online per giocare online. Tra l'altro l'abbonamento online è a partire da settembre, quindi voi ve la comprate a marzo, vi fate marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 7 mesi tranquilli, gratis. Poi magari dopo 7 mesi la buttate, la vendete. Beh, chi si è visto si è visto. Analizziamo un'altra cosa. Mario. Cioè, allora ragazzi, quel trailer è stato qualcosa di incredibile. Un gioco di Mario così bello, secondo me, non si vedeva da Super Mario 64. In molti infatti hanno approvato questa filosofia, perché effettivamente quel Mario assomigliava moltissimo a Super Mario 64. Se voi vedrete, spero, delle immagini in sovraimpressione, noterete come c'è una certa somiglianza di alcuni movimenti, proprio di alcune dinamiche di gioco. Cioè Mario che va a girare, esplora, bellissimo. Però quando è che esce? A dicembre, mortaccio, a dicembre esce. Quindi la lineup di Nintendo è in un certo senso interessante. Il problema è che da qui, da marzo, quando uscirà la console, fino a dicembre, che noi, cioè, non dice, vabbè, dicembre sarà qua. No, fino a dicembre, cioè, deve passare, non so, adesso vi faccio intendere, deve passare tutta Pasqua e poi aprile, che comunque sarebbe Pasqua, poi maggio, poi giù tutta l'estate, quindi tu neanche ci pensi, ci sarà la moda dell'estate, uscirà, ne so, un nuovo Pokémon Go, una nuova. Poi settembre devi rientrare perché c'è la scuola, il lavoro, università, quello che è. Natale, e poi lì a Natale esce. Quindi tu devi affrontare tutto un anno per poi goderti Super Mario. Diciamo così che se una persona si fa 4 conti, sarebbe meglio comprare lo Switch non all'uscita, magari d'estate, o proprio se ha voglia di aspettare, o comunque sia, è uno a cui non gliene frega moltissimo, vai e se lo compra a Natale, dove probabilmente ci saranno pack con, che ti daranno lo Switch più un gioco a una certa cifra. In più escono, o comunque sia, già avete tutto il parco dei titoli del 2017 e quindi potete scegliere, comprare i giochi che vi pare e giocarci tranquillamente. Anche questa è una scelta da poter fare. Ma in definitiva, cos'è che lo Switch però ha come pecca? Perché noi abbiamo parlato di cose belle, belle, che Switch ha una pecca molto grande. Cioè, innanzitutto, la potenza hardware. Perché è vero che io ho detto, fin dall'inizio ho detto, guardate ragazzi, Nintendo non è che punta sulla potenza hardware. Però, secondo me, diventa un pochettino un
problema quando si vanno ad usare i giochi nella modalità, diciamo così, tabletop, cioè quando tu prendi il tablet e te lo porti appresso. Allora, loro già fino adesso hanno detto l'autonomia sarà di 6 ore, però occhio 3 con Zelda. E io durante la reaction, quindi voi immaginatevi che una reaction è quando tu vedi il video per la prima volta, quindi ho visto il video per la prima volta e mi sono uscite da subito le parole: questo non durerà mai 6 ore, questo durerà 3 ore, 2 ore e mezza addirittura, fidatevi, perché sarà così. E la cosa che però a me mi lascia un po' interdetto è che, essendo un tablet, ragazzi, quanti di voi hanno un tablet? Vedetelo nei commenti, quanti di voi hanno un tablet? Quanti di voi i primi giorni erano molto casati nell'avere questo tablet? Anche un iPad, anche un tablet, ecco, la batteria, diciamo così, analoga, quindi molto simile a quella di uno smartphone, cioè per concetto, per teoria, cioè facciamo proprio una cosa scientifica, come se fosse uno smartphone. Adesso, il vostro bellissimo smartphone, bello il primo giorno, vero? È bello pure il secondo giorno, ma dopo un mese, dopo 2 mesi, dopo 3 mesi, batteria com'è? Dura un po' di meno? È un po' meno performante? Ecco, questi sono dei problemi che accadono con lo smartphone, no? Uno dice, vabbè ragazzi, il telefono, ok? Lo Switch? E lo Switch andrà a finire così. Quindi io ho paura che poi neanche più 2 ore e mezza, 3 durerà con della genosa. Cioè, è capace che se voi usate tanto lo Switch, comunque sia, usate tanto la modalità tabletop, a furia di usarla, potrebbe esserci il rischio che i giochi non durino manco più 6 ore in quelli più leggeri, ma dureranno sempre di meno. Non voglio dirvela proprio in modo cattivo, ma secondo me si arriverà ad avere una media con tutti i giochi di 2 ore/3. È un po' bruttina come cosa, però ci dovete pensare, perché alla fine stiamo parlando dell'acquisto di un tablet. Comunque, io con questo video termino qui, ragazzi. Fatemi sapere cosa pensate del Nintendo Switch qua sotto nei commenti. Mi raccomando, lasciate veramente un bel mi piace, supportate il canale e il video, iscrivetevi in caso non siete iscritti, e noi ci vediamo domani con un nuovo video, come sempre, dritto per dritto.